temevamo molto questa partita, purtroppo abbiamo avuto la conferma avendo lasciato 2 punti a Biella. È chiaro che una pallacanestro si vince e si perde anche per episodi, a Cremona abbiamo vinto per episodi, qua abbiamo perso per altri episodi. Però credo che la difficoltà maggiore sia stata la nostra sterilità offensiva nel secondo e nel terzo quarto, dove non siamo riusciti a innescare tanto gli esterni soprattutto. Ha fatto fatica Maresca, ha fatto fatica Mavraides, ha fatto fatica Ionusas a trovarlo. Loro tagliavano tutti i blocchi, quindi ci impedivano le ricezioni e dovevamo giocare come fosse un 3 contro 3 nel momento che i due esterni uscivano marcati tagliando i blocchi dei propri avversari. E quindi è chiaro che i protagonisti dopo diventavano l'uomo con la palla in mano, il 4 e il 5 che chiudevano i triangoli sui pick and roll. Abbiamo sbagliato tanto, abbiamo sbagliato troppo, troppi tiri anche facili. Purtroppo gli episodi dei tiri liberi nel tempo supplementare per 4 su 7 ci ha un po' penalizzato, erano punti importanti, ha fatto diventare dispari il punteggio. E poi, visto che mi è stato già chiesto prima, ho voluto fare apposta io quel cambio finale mettendo Andrea per recuperare un pallone, visto che eravamo in difesa, ha difeso molto bene sul terreno, infatti così abbiamo recuperato la palla. Purtroppo poi però forse lo scarico andava fatto fuori, non tanto dentro dove c'era tantissimo affollamento sull'ultimo tiro. Quel tiro uscito, se entrava eravamo qui a parlare tutti in un'altra partita. È chiaro che Biella mi sembra una formazione che con 6 giocatori nuovi rispetto all'andata ha messo giocatori di grande talento, di grande sostanza, di grande forza, anche giocatori di prima fascia come Rocesti, come Pinkney, giocatori con ingaggi importanti, con carriera importante. Hanno fatto fatica la prima partita, oggi qui sono partiti male, noi siamo partiti bene, poi dopo hanno preso sicuramente del ritmo. Noi, lo ripeto, è stata un po' la partita, al di là poi degli episodi, per non arrivare così pari e per essere sopra noi, dovevamo giocare molto meglio con gli esterni, usare molto meglio i blocchi senza la palla, cosa che abbiamo fatto male anche per loro merito, perché fisicamente ci hanno abbastanza condizionato sulle scelte e purtroppo poi è andata a finire così. Abbiamo fatto una partita lo stesso di cuore, e siamo stati un po' non troppo reattivi sull'uno contro uno difensivi, non troppo reattivi sulla così, un po' di fatica fisica emersa. E loro sono stati bravi. Mi sembra che la differenza tra il primo e il secondo quarto sia stata la loro percentuale da 3 punti e poi dopo la partita, bene o male, è rimasta quasi sempre pari. Noi però abbiamo sbagliato troppo, non siamo riusciti a capitalizzare tutto quello che costruivamo, anche dopo l'imbalzo d'attacco. Più volte abbiamo sbagliato qualche canestro da sotto molto facile. Alla fine abbiamo sbagliato 8 tiri liberi, soprattutto 3 nella supplementare che contano tantissimo, e credo che comunque abbiamo fatto una partita e l'abbiamo fatta dando perlomeno tanta energia e tanta forza contro una squadra che doveva vincere per forza, ci è riuscita, però una squadra che, mi permetto, non è quella che ha fatto 3 vittorie in tutto il campionato, una squadra totalmente nuova, con tanti giocatori nuovi, hanno avuto una buona serata, hanno avuto in Soragna un punto forte in uscita dei blocchi, siamo riusciti a limitarli molto con una zona che è abbastanza particolare, poi però quando ci hanno preso le giuste misure siamo ritornati al nostro uomo. Però credo che fondamentalmente, al di là di qualche errore difensivo troppo morbido, abbiamo veramente sbagliato tanto in attacco, soprattutto con gli esterni.